Dopo le polemiche che hanno messo a dura prova la pazienza di enti e organizzatori, si muove a grandi passi la macchina organizzativa della Sagra del Mandorlo in Fiore e arrivano le prime novità. Tra le più importanti vi è l'istituzione della giuria popolare, fortemente voluta dal direttore artistico del festival Carmelo Cantone, con il solo scopo di avvicinare in modo diverso gli agrigentini alla Sagra. I protagonisti del festival, dice Cantone, a partire da quest'anno saranno proprio gli agrigentini, che con il loro voto decreteranno il nome del gruppo vincitore del 55esimo Festival Internazionale del Folklore, una scelta operata al fine di coinvolgere in maniera diretta i nostri concittadini che ogni anno hanno fatto registrare il tutto esaurito agli spettacoli del Pala Congressi, dimostrando un profondo attaccamento ad una manifestazione che da 65 anni è nel cuore di tutti gli agrigentini. Sulla kermesse però non sembrano placarsi le polemiche. Oggi sulla proposta di costituire un'ente sagra arriva l'intervento del consigliere comunale delle MPA Giuseppe De Francisci. A pochi giorni dall'inizio ufficiale della Sagra del Mandorlo in Fiore 2010, quando ancora nulla si conosce del programma, delle iniziative e dei gruppi partecipanti, afferma De Francisci, ecco venire fuori dal cilindro del sindaco di Agrigento Marco Zambuto la proposta di costituire un ente sagra. A mio parere continua, si tratta di una delle tante iniziative a perdere, di un inutile carrozzone mangiasoldi, di un classico sottogoverno che alla fine non produrrà alcunché di positivo. Un carrozzone con tanto di consiglio di amministrazione, di presidente, direttori e componenti, cui costi ovviamente graveranno sui contribuenti. Invitiamo, conclude De Francisci, ancora una volta il sindaco Marco Zambuto a non lasciarsi andare a dichiarazioni poco prudenti.